La vita è il risultato delle nostre scelte, giuste o sbagliate, di luoghi in cui cresciamo, in cui viviamo, di persone con cui condividiamo le nostre esperienze e che ci aiutano quando siamo in difficoltà, di emozioni, piccole e grandi, che rendono la nostra vita intensa, di sapori che ci allietano al palato e che contribuiscono alla qualità della nostra vita. La modernità spesso ci costringe a dimenticare l'importanza del cibo che consumiamo, lo stesso che ci aiuta a crescere, ci protegge e ci fortifica. Gianfranco e Laura amano la qualità della vita e vogliono condividere la loro passione con gli altri, partendo dal pane, l'alimento più antico del mondo. Ed è così, da un'esigenza personale di consumare del buon pane, che nel 1994 nasce la Biopanetteria, un laboratorio artigianale che ha l'intento di promuovere e divulgare la conoscenza e il consumo del pane biologico a lievitazione spontanea. Nel corso degli anni, la Biopanetteria si è trasformata in azienda agricola, inglobando al suo interno tutta la filiera produttiva, partendo dal chicco di grano per arrivare al pane. Nei campi di Vetagne e di Rumiò, Gianfranco e Laura coltivano prevalentemente segale e frumento e in parte farro e grani antichi. I cereali crescono nel modo più naturale possibile nei campi nutriti esclusivamente con metodi che rispettano i ritmi della terra. Per produrre la farina, la Biopanetteria utilizza un mulino con macine a pietra, fabbricato artigianalmente in Austria. La macinatura a pietra permette alla farina di non perdere le sue proprietà. Così, grazie allo sfregamento lento delle pietre, i principi attivi del chicco vengono preservati. Le farine vengono prodotte giornalmente per essere più vitali e saporite. La lievitazione spontanea arricchisce la qualità del pane e lo rende più digeribile. È un processo che avviene come per magia dalla miscela di acqua e farina ed è qui che l'arte del panettiere si manifesta. I ritmi frenetici di oggi ci condizionano, ma il processo di questo metodo di panificazione impone un rallentamento e un adeguamento a ritmi più rilassati. Il cereale è macinato, impastato e lievitato lentamente per preservare la qualità e i sapori. Anche la cottura impone un rallentamento dei ritmi. Il forno a legna richiede una lunga preparazione prima di poter essere utilizzato per cuocere il pane. Queste piccole, grandi attenzioni contribuiscono alla nascita di un pane sano, un alimento che ci protegge, un alimento che soddisfa il palato nelle sue diverse varietà. La Biopanetteria è un'azienda ecosostenibile ed energicamente autosufficiente. È costruita con il 100% di materiali ecologici e grazie all'utilizzo di nuove e vecchie tecnologie, quali la pompa di calore ad aria, i pannelli fotovoltaici 17 kW e il forno a legna, è ad impatto zero e produce energia pulita che immette nella rete.